risultati di elezioni amministrative, al di là dei soliti commenti dove tutti hanno vinto, anche dove erano non candidati, ma perché il giorno dopo le elezioni vincono tutti? Ci dedicheremo un video. Vediamo quali sono, a mio avviso, i tre messaggi chiari che i cittadini hanno lanciato. Primo messaggio: la voglia di non partecipare. Il partito dell'astensione è sempre più leader in Italia e cresce in maniera inesorabile. Soluzione: una politica molto più concreta e vicina ai cittadini. Bisogna lavorarci. Secondo messaggio: un centrodestra unito vince e convince, ma non solo a livello di partiti, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, ma anche e soprattutto a livello di valori. Se voi analizzate i dati, i valori del centrodestra ci sono e come sono maggioritari. Terzo messaggio: il flop del Movimento 5 Stelle, perché passare dalla protesta all'azione è molto più difficile e gli esempi concreti della gestione di Roma e Torino hanno portato a una disfatta, ma non sottovalutiamoli, anzi. E in ultimo un messaggio dedicato a tutti coloro che si sono candidati, che si sono messi in gioco, eletti e non eletti, chi ce l'ha fatta e chi non ce l'ha fatta. È importante tornare allo spirito di comunità e mettere a disposizione del proprio tempo, candidandosi nella propria città, è un bel messaggio. I candidati c'erano e come.